Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Anche stasera, nostro malgrado, ci occupiamo della guerra, del conflitto che rischia un'escalation sempre più incontrollata e le preoccupazioni che riguardano noi tutti, che investono gli aspetti umanitari, gli aspetti economici e anche qualche riflessione che faremo in questa sede sul diritto internazionale, sugli aspetti giuridici della crisi diventata guerra che stiamo attraversando in tutto il pianeta. Questa settimana abbiamo degli ospiti particolarmente autorevoli che ci aiuteranno ad inquadrare appunto questi particolari aspetti dei giorni che stiamo vivendo, giorni ai quali non eravamo probabilmente pronti. E io saluto e ringrazio a partire appunto dalla sinistra del nostro studio il nostro direttore della Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli. Buonasera Buonasera, buonasera a voi, Giangiulli. grazie per l'invito. Lei naturalmente ci parlerà degli aspetti economici che investono proprio la vita adesso, lo percepiamo sempre di più, delle imprese e dei consumatori, dei cittadini di questa regione. Ospite che viene da lontano e che noi ringraziamo, non da lontanissimo perché viene da Roma, però insomma non è abruzzese, quindi lo ringraziamo perché c'è stata una fortunata concomitanza per la sua presenza in trasmissione. E il collega giornalista Roberto Zuccolini, che è portavoce della comunità di Sant'Egidio. Buonasera, Buonasera, buonasera a voi. Roberto, insomma, ti cederemo il tuo giornalistico in questo caso, che ha partecipato peraltro ieri ad un evento molto importante, molto prestigioso anch'esso per la nostra regione, che è stato promosso dalla Fondazione Luciano Russi, proprio per entrare nel vivo del tema di questi giorni, testimoni di guerra, costruttori di pace. Moderato dal collega Fabrizio Masciangio, con la partecipazione anche di Giuseppe Giulietti, di Elda Baggio, dell'inviato della RAI Nico Piro. Insomma, un evento sul quale vi proporremo anche uno speciale curato da Luca Pompei nelle prossime trasmissioni di In Cronaca. C'è anche ospite, e io lo ringrazio perché sarà una presenza molto importante anche questa, Ferdinando Franceschelli, che è un docente di diritto internazionale dell'Unità d'Annunzio, Chieti Pescara. Buonasera, professore. Buonasera a voi, Che ci grazie per aiuterà a l'invito. capire le tante parole che sono entrate prepotentemente nel nostro linguaggio quotidiano nel parlare di guerra, il tema appunto del Consiglio di sicurezza, il tema dell'uso della forza, tante altre situazioni che sono giuridiche ma poi diventano sostanziali e anche utilizzate in maniera strumentale nell'ambito di quella che è la comunicazione e la propaganda di guerra. E a proposito di comunicazione, avremo anche il collega più tardi in collegamento Leopoldo Gasbarro, direttore abruzzese, direttore di Wall Street Italia, che ci parlerà degli scenari macroeconomici che questa crisi diventata guerra ci sta purtroppo somministrando. E a proposito di comunicazione inizierei proprio con Roberto Zuccolini. Per dare un quadro ai nostri telespettatori intanto della situazione che voi seguite più da vicino, quella a livello umanitario, che col passare dei giorni della guerra, ormai siamo a 2 mesi, sembra passare un po' più in secondo piano rispetto alle notizie che riguardano gli armamenti, però c'è una tragedia che si sta compiendo nel cuore dell'Europa, è una tragedia che riguarda sia il territorio dell'Ucraina e dei paesi confinanti, ma anche il nostro territorio, con ormai oltre 100.000 profughi richiedenti asilo, alcuni dei quali, ma profughi che dovrebbero tornare invece in qualche modo nelle loro città che sono in Italia. Ecco, qual è il polso della situazione umanitaria, Roberto? Ma il polso della situazione umanitaria è di una grande generosità, io direi, da parte degli italiani, questo bisogna sottolinearlo, perché se da una parte noi ogni giorno assistiamo a un dibattito che ci porta, diciamo, su un linguaggio che diventa purtroppo ogni giorno che passa sempre più bellicista, diciamo, no? In tutte le sue manifestazioni per via di questa escalation della guerra. Dall'altra parte c'è stata anche un'escalation invece della solidarietà in qualche modo che ha visto famiglie italiane offrire le loro case, che ha visto istituti religiosi, parrocchie mobilitarsi nell'accoglienza. E direi di tutto questo, diciamo, noi dobbiamo farne tesoro perché noi crediamo
la nostra comunità, la comunità di Sant'Egidio, che da anni lavora anche per la pace, crediamo che la solidarietà sia la prima risposta alla guerra. Evidentemente siamo in una situazione molto difficile, però già il fatto che esista questa enorme solidarietà è una prima risposta, un primo messaggio forte anche che si indirizza, diciamo, a chi dovrebbe e potrebbe fermare questo conflitto, perché la cosa importante è non rassegnarsi alla guerra. Come dicevi tu, diciamo, adesso sembra che ormai ci si sta abituando alla guerra, quindi anche abituando al flusso di profughi che arriva. Ecco, questo però non deve farci pensare che la guerra non si può fermare e la solidarietà deve continuare. 100.000 che sono arrivati in Italia, noi come comunità ne abbiamo, diciamo, alloggiati circa 700 in Italia, 250 a Roma e poi il resto in diverse città, 1.500 in Europa, perché la comunità di Sant'Egidio ha delle comunità anche in Polonia, in Ungheria, in Slovacchia, ma soprattutto noi abbiamo una comunità in Ucraina e che ha sofferto anche molto e che si sta dando da fare molto anche per cercare di salvare le persone che sono in pericolo in Ucraina e che sono tante, come potete immaginare. Ed è vero che con la liberazione, tra tantissime virgolette, dei centri attorno a Kiev, con quello che sta anche emergendo, ci sono già dei profughi che stanno tornando, che sono tornati nel loro paese. Ecco, che tipo di servizio e che tipo di flusso si sta realizzando in questo senso? E soprattutto con quali garanzie tornano questi cittadini in Ucraina? Allora, noi dobbiamo pensare che i profughi che vengono dall'Ucraina non sono dei profughi che fuggono per restare all'estero. Infatti dicevo, di profughi richiedenti asilo praticamente ce ne sono pochissimi. Sì, sono pochi, anche perché, diciamo, lo strumento giuridico che è stato utilizzato, il visto turistico, diciamo, in questa occasione è diverso, cioè non è che viene chiesto, diciamo, di chiedere il diritto, ma c'è una protezione umanitaria di cui loro possono soffrire e che gli dà la possibilità comunque di avere uno status, poi ci spiegherà meglio il professore qui, di essere assistiti, ma anche di avere dei contributi, degli aiuti, ma per lo più è gente che vuole ritornare. Infatti l'accoglienza è stata disposta certamente con il reperimento, diciamo, di alcuni alloggi, ma molti sono anche ospitati da i parenti, che sono per lo più donne che fanno assistenza in famiglia, cosiddette badanti, diciamo, che hanno chiamato le loro figlie con i bambini, ovviamente non gli uomini, perché gli uomini non possono uscire, insomma, soltanto chi ha più di 3 figli, no? Può uscire. E quindi è una situazione un po' diversa, no? Molto diversa da altri profughi richiedenti asilo che sono venuti in Italia, insomma. Gente che vuole ritornare al suolo e appena può ritorna. Ferdinando Franceschelli, noi siamo in una fase davvero cruciale del conflitto, in cui non ancora comprendiamo, lo comprenderemo probabilmente a giorni, se siamo in una fase in cui saremo tutti coinvolti in un modo o nell'altro, in maniera ancora più intensa di quanto lo siamo come Europa in questa storia che è iniziata, io non parlerei nemmeno di conflitto, con un'invasione di uno Stato sovrano. Ecco, dal punto di vista delle parole che vengono usate, che non si sono mai udite nemmeno da voi studiosi del diritto in questo scorcio iniziale del nuovo secolo, e che appartengono, insomma, ad una terminologia bellica che sembrava non fosse nemmeno più interessante per voi che studiate il diritto. Ecco, che tipo di violazioni stanno tornando fuori, insomma, che vi tocca ricominciare a studiare, perché, insomma, sembrava che fosse una materia totalmente inattuale la vostra, soprattutto per quel che riguarda la parte relativa ai crimini contro l'umanità.
Ma sicuramente diciamo, i paesi europei, quelli più vicino a noi, era tempo che non assistevano a situazioni di questo genere, dai tempi dell'ex Jugoslavia, diciamo. Poi nelle altre parti del mondo sicuramente dei conflitti purtroppo sono in corso, sono iniziati, proseguono. Ciò che noi vediamo dinanzi a noi è una chiara violazione della norma del diritto internazionale che proibisce l'utilizzo della forza nelle relazioni tra stati. È una norma che si è affermata nel diritto internazionale consuetudinario, che vincola tutta la comunità internazionale, tutti gli stati, ed è affermata nella Carta delle Nazioni Unite. Quindi una evidente violazione del divieto di utilizzo della forza nelle relazioni tra stati, che purtroppo la Russia con il proprio comportamento sta perpetrando, benché abbia definito il proprio attacco come un'operazione militare speciale giustificata da una asserita perpetrazione di atti di genocidio da parte dell'Ucraina nei confronti della popolazione russofona del Donbass. Questa operazione militare è nient'altro che un attacco armato contro un paese sovrano straniero qual è l'Ucraina. Le due eccezioni che sono ammesse dal diritto internazionale, una di esse è quella che sta attuando l'Ucraina rispetto al divieto di uso della forza, sono la legittima difesa, quindi quando uno Stato sta subendo un attacco armato da parte di un altro paese può rispondere con le armi per difendere la propria integrità territoriale, la propria popolazione. E l'altro strumento, l'altra eccezione, il divieto di uso della forza, è quello che dovrebbe essere la norma, è quando l'uso della forza è autorizzato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ma sappiamo bene purtroppo che a causa del veto che viene opposto dalla Russia sin dall'inizio delle ostilità, il Consiglio di sicurezza è immobilizzato e quindi le Nazioni Unite si trovano a non essere in grado di utilizzare gli strumenti previsti dalla Carta dell'ONU per far fronte all'esigenza del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Quindi queste sono le macro violazioni del diritto internazionale. A queste si aggiunge, come direttore diceva lei, la violazione delle norme sul diritto umanitario, il diritto bellico, la consumazione di crimini internazionali. Ci sono vari indicatori che portano a concludere, anche se il processo, i procedimenti penali dovranno essere avviati e quindi si dovrà arrivare all'esito di un giudizio davanti alla Corte Penale Internazionale, che ha sede all'Aia, degli esiti di questi riscontri, ma ci troviamo di fronte a tante evidenze che porterebbero a concludere per la Ma chi le sta consumazione. raccogliendo queste prove, professore? È stato avviato un procedimento dinanzi alla Corte Penale Internazionale, quindi c'è la procura del procuratore della Corte Penale Internazionale, ma con l'aiuto dello Stato dell'Ucraina c'è un ruolo particolarmente importante che viene svolto da organizzazioni non governative, penso Human Rights Watch, che sta raccogliendo tutta una serie di elementi sin dall'inizio delle ostilità, che un domani potranno essere utilizzate, ma comunque c'è un procedimento che è stato avviato dinanzi alla Corte Penale Internazionale. Vediamo un pochino quali saranno gli esiti. Purtroppo pare che ci siano tante vittime, tanti casi di violazioni di diritto bellico e di consumazione di crimini internazionali. Un ultimo flash, poi andremo su tanti altri argomenti che riguardano anche il nostro ruolo come Europa. Professore, su quanto è accaduto nelle ultime ore, vale a dire il fatto che siano piovuti missili in un luogo dove era presente, dopo aver peraltro incontrato il leader russo Putin, il segretario delle Nazioni Unite. Ecco, il ruolo delle Nazioni Unite, il rispetto delle istituzioni delle Nazioni Unite è un altro elemento che sembra mancare in tutta questa vicenda, anche nella fase risolutiva, perché insomma. Sì, sembra mancare sicuramente. La Russia comunque è un membro delle Nazioni Unite, un membro permanente del Consiglio di sicurezza. Ciò che è accaduto, cioè il lancio di missili mentre era in visita il segretario generale delle Nazioni Unite in Ucraina, è un segnale gravissimo sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista politico. Le Nazioni Unite, come dicevo, sono
bloccate per quel che riguarda l'operato del Consiglio di sicurezza. Poi stanno facendo dei passi avanti, è stata adottata pochi giorni fa una risoluzione dall'Assemblea generale dell'ONU che non subisce, diciamo, i vincoli del veto della Russia, con la quale si è stabilito che laddove in futuro gli stati dovessero opporre il diritto di veto rispetto a una risoluzione del Consiglio di sicurezza, dovranno in qualche modo giustificare questo veto davanti all'Assemblea generale. È un piccolo segnale, ma comunque importante, della volontà dell'ONU di affrontare questa situazione nel migliore dei modi, insomma. Nel frattempo, Giangiulli, abbiamo un quadro macroeconomico che è sempre più preoccupante, soprattutto c'è questa notizia dell'ultima settimana relativa al blocco delle forniture russe di gas in due dei paesi europei confinanti, che potrebbe presto riguardare anche altre realtà che si sono in qualche modo schierate e che la Russia ritiene ostili. Ecco. Quanto sta iniziando a pesare sulle nostre aziende, ma non da ora, anche dai giorni iniziali del conflitto, perché io so di aziende che dopo le vacanze di Natale non hanno riaperto perché avevano forniture russe di gas, che erano decuplicate nelle tariffe che venivano imposte agli imprenditori italiani. Ecco. Quanto sta iniziando a determinare conseguenze che possono diventare irreparabili questa vicenda energetica? Poi andiamo su tutto il Certo, il resto. problema è proprio quello che dice lei, direttore, perché si esce fuori dal fine 2021 con degli spiragli, dei segnali positivi per la nostra regione. Quindi parliamo di un'occupazione che è cresciuta il doppio rispetto alla media italiana. Quindi la regione Abruzzo iniziava a rispondere in modo positivo. Si sono scagliati, ahimè, due macigni tutto il territorio abruzzese, chiaramente italiano. Uno è il tema dell'energia, il secondo il caro materie prime che stiamo vivendo tutti i giorni, il problema con tutta la filiera dell'edilizia che ahimè è coinvolta nelle misure del superbonus e del sismabonus. Il caro energia sta mettendo davvero al collasso le piccole imprese. Io ho visto in alcuni casi bollette triplicate, quadruplicate, quindi un'economia che stava cercando di riprendersi, ecco, a stento dopo tutto quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni, ahimè sta ricevendo dei costi insopportabili, insormontabili, perché alcune aziende ho visto che hanno deciso di chiudere pur. Altrimenti ci avrebbero rimesso nel normale esercizio della loro attività, quindi preferiscono tenere le macchine ferme, i mezzi fermi, perché poi c'è anche il problema del caro carburante, mezzi fermi, macchine ferme, altrimenti andrebbero a lavorare in perdita. Quindi un problema molto serio, un problema chiaramente strutturale, perché l'Italia ha sempre pagato l'energia più 40% rispetto ad altri stati, rispetto per esempio alla Francia, che è il nostro confinante. Vanno fatte scelte importanti, Ma non scelte c'è che tempo chiaramente adesso per esatto, che farlo. non risolvi nell'immediato, scelte di medio periodo che comunque il governo deve porre, ecco, rimedio al breve termine sul problema del caro energia. E poi chiaramente vanno fatte scelte riflettute, pensate, però che siano strategiche per la sopravvivenza della nostra economia e delle nostre micro e piccole imprese. Voi come Confartigianato Chieti L'Aquila avete prodotto nelle settimane scorse uno studio che determinava l'impatto su un determinato numero di aziende abruzzese della guerra. Tante le aziende che lavoravano con la Russia, con l'Ucraina, ad oggi è cambiato lo scenario, ecco, ci vuole ridefinire un attimo i Certo. contorni, se ci sono dei segnali di reazione oppure se andiamo ancora verso un peggioramento della vita di queste aziende. No, ahimè si parte da dati che dalla crisi della Crimea del 2014, quindi con un crollo Sì. dell'export c'è stato un meno 75% per l'Abruzzo, quindi siamo passati da 260 milioni di fatturato verso l'Ucraina a 86 milioni. Questa crisi sta comportando un intero comparto che chiaramente è quello più segnato da questa crisi, che è quello dell'edilizia, la filiera dell'edilizia, ma a seguire anche il settore dell'autotrasporto piuttosto che l'industria alimentare. Quindi abbiamo fatto una stima con il nostro centro studi di 17.000 imprese con 77.000 addetti coinvolti per l'Abruzzo,
che rischiano di pagare caro il prezzo di questa crisi. E che cosa le tiene in vita ancora? La speranza o qualche sostegno che arriva? Il sostegno dovrebbero arrivare, anche se anche lì andrebbero fatti dei rettificativi, perché il credito d'imposta, così come impostato dal decreto, è riservato solo ad imprese medio-grandi, quindi sicuramente quel decreto va rivisto e va ripensato in un'ottica di sussidi anche alle micro e piccole imprese, perché poi non dimentichiamoci che il 95% delle imprese hanno meno di 10 addetti, quindi parliamo di aziende a conduzione familiare con pochi dipendenti, quindi che è quello il nostro tessuto economico che nel bene, in alcuni casi anche nel male, comunque ci ha tenuto in vita come sistema Italia, come sistema di tessuto produttivo, e su quelle il governo dovrebbe cercare di intervenire per tamponare l'emergenza di questi mesi. Bene Giangiulli, sul tema del gas adesso chiederò l'intervento di Leopoldo Gasbarro, che appunto che segue molto da vicino queste vicende, subito dopo una interruzione pubblicitaria, la prima, torneremo subito in studio. Siamo tornati in studio, stavamo parlando delle conseguenze anche della crisi energetica determinate dal conflitto sulla vita di noi italiani e europei. Per uno scenario aggiornato su quanto sta accadendo, anche alla luce dell'interruzione dei contratti già verso due stati europei che è avvenuta da parte della Russia, insomma, per capirne di più, il nostro amico, collega Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, in collegamento dalla redazione, che ci dà appunto una sua valutazione in particolare di questo tema energetico. Poi Leopoldo affronteremo anche gli altri argomenti. Intanto buona serata a te e benvenuto buonasera in trasmissione. Buonasera a te Carmine, grazie per avermi cercato e buonasera a tutti quelli che sono con te in studio. Voglio darvi una piccola anticipazione intanto rispetto a quello che sta succedendo, prima di parlare della canna del gas, come dicevamo a microfoni spenti un attimo fa, Carmine. Sembrerebbe che ci sarebbe un tentativo di accordo tra le parti, e le parti non sono né la Russia né l'Ucraina, ma ci sarebbe un tentativo di accordo soprattutto fra Stati Uniti e Cina per cercare di sistemare un po' la pratica guerra, e quindi le indiscrezioni parlano di una possibile soluzione nel giro di qualche giorno addirittura. Speriamo che sia vero, che non sia una solita boutade che arriva soprattutto da quelle zone, però ci si augura, anche perché al di là del gas, al di là dell'energia, al di là degli aspetti economici, Carmine, io che ricevo tante immagini da lì, vi dico veramente, ti spezza il cuore vedere tante vite spezzate, perché poi un palazzo lo possiamo ricostruire, anche un gasdotto, mentre non ricostruiamo nessuna delle vite che si stanno spezzando, e sono veramente tante da una parte e dall'altra. Gas, parliamo di energia. L'energia rappresenta il peso più grande, no, di tutto quello che sta avvenendo attorno a noi. Dobbiamo dire che già soltanto sul costo della vita, sull'inflazione che ha raggiunto dei parametri veramente pesantissimi, se non si affronta correttamente, il costo dell'energia rappresenta quasi il 45%, quindi se si sistemasse questa anomalia del costo energetico si ridurrebbe violentemente anche il tema inflattivo, che diventa un costo dal punto di vista delle attività produttive, dell'acquisto delle materie prime, che poi tra l'altro non si trovano neanche, sembra quasi che quella zona del mondo sia una zona in cui arriva quasi tutto quello che serve, soprattutto ad un paese come l'Italia. Pensa, da lì arriva la ghisa, da lì arrivano gli acciai, da lì arrivano i fertilizzanti, da lì arrivano le argille per poter fare le ceramiche nel comprensorio Emiliano della Ceramica, la ghisa per tenere accesi molti altiforni che in qualche modo si stanno addirittura rischiando di essere spenti, e sappiamo che quando spegni un alto forno poi fai fatica a riavviarlo. Da lì arrivano molti mangimi per moltissimi animali da allevamento, e da allevamento da latte in maniera particolare, e anche in questo si stanno generando delle situazioni veramente problematiche. Noi, se la guerra non finisce in fretta, stiamo andando incontro, io devo dire oggettivamente, non per negativizzare le cose, ma per raccontare quello che vediamo, ad un periodo, io non so che cosa ti hanno raccontato in studio nella prima parte i tuoi ospiti, però suppongo che non siano distanti da quello che vi sto dicendo. Noi abbiamo numeri veramente impressionanti dal punto di vista dell'impatto socio-economico nel nostro paese, perché ci sono 180.000
aziende con almeno 3 addetti che sono a potenziale rischio chiusura, con un numero di oltre 1,5 milioni di persone che rischiano il posto di lavoro. Ci auguriamo che questo non avvenga, ma questo è un periodo che, tu lo sai Carmine, io ti parlo delle negatività, ma ti parlo anche di quello che a mio avviso bisognerebbe fare, che in alcuni casi vedo fare, perché poi sono questi i momenti in cui bisogna rimboccarsi le maniche e riprogettare qualcosa che ha dimostrato di non poter andare avanti a lungo. La globalizzazione sostanzialmente ha lasciato il tempo che ha trovato, è un qualcosa che dobbiamo dimenticare dal punto di vista delle attività così come erano pensate, e non possiamo delegare, soprattutto per quanto riguarda l'energia, sembra quasi che tutti i paesi che hanno il gas siano paesi instabili politicamente, perché se pensiamo all'Azerbaigian, se pensiamo alla Libia, se pensiamo alla Nigeria, ci sono state già delle situazioni spiacevoli nelle ultime ore tra la Spagna e alcuni paesi africani da cui prendono il gas. Insomma, lì la situazione non è stabile, noi non possiamo pensare di andare avanti così, bisogna fare degli investimenti importanti in questa direzione, bisogna anche mettersi una mano sulla coscienza per capire se in mare possiamo andare a pescare il gas lì dove c'è, se possiamo fare degli impianti fotovoltaici, se possiamo fare degli impianti eolici, con investimenti completamente diversi da quelli che sono stati fatti fino ad oggi. Ecco, Leopoldo, però rispetto al tema del gas, tu che hai la percezione anche delle notizie che ti arrivano continuamente, è evidente che questa vicenda del pagamento in rubli è un pretesto, anche per accontentare Putin, esiste una possibilità che l'Europa trovi un escamotage a sua volta per poter sgomberare questo tema dal campo del braccio di ferro economico-energetico con la Russia? Cioè, qual è la via di uscita, secondo te, che può evitare anche di mettere in imbarazzo la Russia? Perché qualunque cosa che lei imbarazzi ovviamente per Putin è una sconfitta, ma anche salvaguardare gli approvvigionamenti per l'Europa. Guarda Carmine, l'Europa è un'entità che non esiste, e lo sta dimostrando in queste ore. Se pensi, tu mi hai fatto una domanda, esiste la possibilità di aggirare questo problema? No, non esiste. Non esiste perché non c'è stata mai, dal punto di vista diplomatico, internazionale... Ma si parlava di pagamenti in una filiale di Gazprom che potesse convertire in rubli. Gazprom Bank è una banca che gestisce i pagamenti per la parte della quantità di denaro che arrivano per il gas. Ti do un ordine di grandezza. L'Italia con Eni ieri ha deciso di aprire un conto in rubli presso questa banca. Quindi noi non stiamo parlando di un sistema che va in una direzione. È una presa in giro dire io non prendo il petrolio dalla Russia, quello che stanno facendo con il sesto pacchetto di sanzioni, e poi prendo il gas perché il gas mi serve. Io faccio una scelta in una certa direzione politicamente parlando o non la faccio. Io credo che l'Europa stia facendo vedere il peggio di sé in alcuni di questi momenti, ma lo capisco anche perché noi siamo vissuti nella bambagia, come si dice dalle nostre parti, no Carmine? Veniamo da un periodo storico di benessere che forse non potevamo neanche meritare, visto il debito pubblico che abbiamo generato con questo benessere. Abbiamo speso, è come se una famiglia avesse speso molto di più di quello che produceva. Questo ha fatto l'Italia in questi anni. Poi tanto debito pubblico è stato fatto anche dai nostri politici, di tutti i governi precedenti a questo, e questo compreso. Il concetto è che non c'è un'unità di intenti. La Germania non può staccare il gas della Russia perché è dipendente all'80% dalla Russia. L'Italia qualcosina ha fatto, se noi andiamo a vedere, c'è Snam che produce ogni giorno i dati della quantità di gas che arriva dalla Russia al centro di Tarvisio, e se vai a vedere Carmine, mese su mese, anno su anno, dal 2022, cioè il mese in cui siamo, di aprile, sul 2021 dell'anno scorso, stesso mese, noi stiamo già utilizzando una quota del quasi il 19% in meno rispetto all'anno scorso. Siamo passati del 19% in meno rispetto all'anno scorso. Oggi siamo intorno al 20% di quota
di gas che noi percepiamo dalla Russia in questo momento. Eravamo al 39 lo scorso anno. Da dove arriva quel 19% in più che noi stiamo comunque pensando di utilizzare? Perché nelle ultime ore sono state anche prodotte tutta una serie di indagini e studi sullo stoccaggio del gas, cioè nel senso della conservazione per il periodo invernale, che se dovesse essere estremamente freddo potrebbe portare problemi e conseguenze nell'erogazione del gas all'interno delle aziende, delle fabbriche e delle nostre case. Quindi lo stoccaggio in questo momento lo stanno facendo e lo stanno facendo grazie al fatto che il gas arriva via nave, via mare dagli Stati Uniti, che stanno guadagnando dal punto di vista economico una grossa fetta di denaro. Perché il gas che ci portano loro è un gas liquefatto, poi deve essere GPL con i rigassificato. rigassificatori, insomma. E costa il doppio rispetto al Eh sì, gas eh sì, eh russo. sì, eh sì. Costa anche il doppio rispetto al gas russo. Quindi non è un affare straordinario per quanto riguarda l'Europa. Certo. L'Italia sta cercando di diversificare. Purtroppo, come ti dicevo, ci sono troppi paesi che non sono stabili politicamente. Si pensava addirittura, noi siamo anche appassionati di calcio, Carmine, no? Abbiamo anche una fede calcistica in comune. Però il concetto è, sai benissimo, che non si voleva addirittura andare a giocare i mondiali in Qatar perché il Qatar è una nazione dal punto di vista politico davvero complicata sotto certi aspetti. E non Eppure si adesso il Qatar è diventato il nostro migliore alleato dal punto di vista voleva del il TAP, adesso si va a chiedere a quei paesi. Vabbè, calcio. Ma per grazie. fortuna il CAF l'hanno fatto, per Vabbè, fortuna, lo so, lo so. altrimenti Leopoldo, ci avremmo sentiamo tra spesi tutto. pochissimo perché io voglio ritornare con Roberto Zuccolini nel cuore del tema che tu ci hai anticipato in qualche modo, cioè quello degli scenari futuri. Insomma, siamo tutti contenti che ci sia questa indiscrezione che tu ci riferisci rispetto alla iniziativa della Io lo spero Cina perché ne abbiamo insieme agli sentite Stati tante di Uniti, per discrezioni. una mediazione, perché Erdogan ha fallito. L'ONU non è stata trattata, insomma, con grandi accoglienze. Mi pare di capire, però Zuccolini, anche il ruolo della Chiesa viene in qualche modo criticato per una assurda, insomma, ha un ruolo che sembra troppo timido. Ecco, ma Papa Francesco, che ruolo sta recitando? Ma io direi che il problema non è della Chiesa, ma delle Chiese, perché lì ci Trattare si con è Kirill, insomma, non è. scontrati con un problema enorme a livello dell'ecumenismo, nel senso che c'è stato un fallimento. Questo bisogna dirlo, cioè, lo sanno tutti ed è chiaro di fronte a tutti, laddove la posizione del Patriarcato di Mosca è decisamente allineato con la posizione di Putin e la posizione dello Stato russo. E questo è comunque un dato di fatto di quasi tutte le chiese, diciamo, di molte chiese dell'ortodossia che hanno questo rapporto, diciamo, con il potere centrale degli stati in cui sono presenti, che è molto diverso da quello della Chiesa cattolica, che ha una visione, diciamo, un po' diversa, più universale, più appunto cattolico. Cattolico vuol dire universale. Però questa è una grande ferita per il cristianesimo, perché di fatto la guerra che si sta combattendo in Ucraina è una guerra fra cristiani, non solo, ma di russi anche contro russi, perché in realtà in alcune città, per esempio quelle vicine a Mariupol, la stessa Mariupol, ma Mykolaiv, hanno una presenza fortissima di non solo russofoni, che stanno in Ucraina, ma proprio di nazionalità russa in Ucraina e quindi sono bombardati dai russi. E questa è una cosa di cui non riescono a capacitarsi giustamente, insomma, le popolazioni. La Chiesa potrebbe fare molto, potrebbe fare tantissimo. C'era speranza per questo incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill, ma avete visto che Papa Francesco stesso ha detto che non ci sono le condizioni, almeno per il momento. E io credo che bisogna continuare però a lavorare su questo fronte, perché è un fronte importante. Il problema vero, infatti, di questa guerra è che finora non c'è stato un mediatore forte che è riuscito a imporre qualche cosa, se non E sai altro. che cos'è? È che per la spettacolarità nella sua forza a cui Papa Francesco ci ha abituato, noi ci aspettiamo che accada qualcosa da parte sua. Se
senti di escluderlo? No, non lo sento di escludere, però a mio giudizio è ciò che sta già facendo Papa Francesco e poi anche la diplomazia vaticana e altri con lui, e, diciamo, in maniera riservata. Perché ad esempio la possibilità che Papa Francesco potesse andare a Kiev, no? Di cui si è parlato, è stata per il momento, io credo, sospesa ed esclusa proprio per un problema di convenienza. Il Papa stesso ha detto andrò se conviene. Allora in questo momento andare, abbiamo visto Guterres, no? E i bombardamenti a Kiev. E io credo che il problema sia lasciare comunque aperto un canale di dialogo, difficilissimo ovviamente, con Putin, perché comunque la pace bisogna farla col nemico, cioè la pace non è che si fa con gli alleati, cioè questo è anche il grande equivoco, no? Diciamo allora rendiamo più forte l'alleanza antirussa e così Putin si convince, e no, perché lì il vero problema è cercare di trovare una via di uscita anche per Putin, anche se mi rendo conto che è quello siamo che dicevamo di fronte rispetto ai rubli, insomma, in qualche modo bisognerà arrivare alla fine di questa guerra, non possiamo rassegnarci al fatto che questa guerra invece cresca, diciamo, e diventi una terza guerra mondiale. E qui siamo al punto, perché siamo al punto dell'uso delle armi, rispetto a cui, insomma, la comunità di Sant'Egidio ha delle posizioni consolidate storicamente nel tempo, insomma, una riflessione attenta su quanto sta accaduto. Ovviamente sta accadendo ed è già accaduto, voi la state svolgendo. Ecco, qual è la vostra posizione rispetto anche al dibattito che si è aperto in questi giorni, in queste settimane, nel nostro paese e sul ruolo delle forze che non sono direttamente belligeranti, o meglio, che insomma, perché poi belligeranti è anche un concetto indotto da un'invasione, bisogna sempre specificare. Ecco, qual è la vostra posizione? Ma la posizione è la posizione di fare il possibile, perché a nostro giudizio non è stato fatto il possibile per la pace, cioè, questa è la verità, cioè la verità è che probabilmente nessuno tra le potenze anche dell'Occidente aveva grandissimo interesse a fare la pace o almeno subito, perché si è parlato della possibilità della scesa in campo di alcuni mediatori forti, faccio l'esempio della Merkel, no? Ma la Merkel ovviamente non sarebbe mai diciamo, scesa in campo senza un sostegno forte da parte di chi? L'Unione Europea, che però, come diceva giustamente il collega adesso, è in una situazione di assoluta confusione, purtroppo. Poi sappiamo benissimo che l'Unione Europea è debole perché non ha un'unità politica di fatto. Quindi è. Allora, senza questo appoggio, senza l'appoggio dell'ONU, l'ONU avrebbe potuto dire, ma no, la Merkel, che ha avuto un rapporto pure con la Russia negli anni passati e poi conosce bene il terreno, non dimentichiamo che la Merkel viene dall'Europa orientale, dalla Germania orientale, sì. Quindi conosce bene il comunismo. Hanno fallito gli israeliani, ha fallito Erdogan a quanto ci risulta. E diciamo la mediazione turca forse era quella che era riuscita a fare qualche passino in più, ma anche lì si è bloccato almeno per il momento. Speriamo ora che la Russia e la Cina, ma questo vorrebbe dire, diciamo, comunque una presa di coscienza da parte degli Stati Uniti che è possibile quindi dialogare con Pechino quando in tutti questi giorni di guerra, ogni giorno che passava, in realtà Pechino si avvicinava di più alla Russia più che agli Stati Uniti, ovviamente per motivi geopolitici. E poi non dimentichiamo che lì sono in gioco degli equilibri incredibili con l'Estremo Oriente e non so, con l'India, cioè l'India è 1.300.000.000 di persone che contano, forse bisognerà porsi qualche problema a livello di equilibri, diciamo, geopolitici mondiali. Sulle armi? E sulle armi, dunque, il discorso è che la pace si fa moltiplicando, ma più che il dibattito sull'invio delle armi, lì il problema è il linguaggio bellicista che si è creato attorno a questo, cioè, perché lì si è fatto un problema di principio, no? Cioè, allora no, la legittima difesa, c'è bisogno di inviare le armi per legittima, d'accordissimo,
è ovvio che c'è un invasore e c'è un'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, ma se si continua a tenere presente che bisogna comunque appunto continuare in questo senso qui e dichiarare a tutti quanti ogni giorno che bisogna continuare a fare la guerra, quando mai si farà la pace? Cioè il problema è anche fermare questo ingranaggio micidiale che ci sta portando verso la terza guerra mondiale. E questo non toglie che ci sia un profilo giuridico dell'uso delle armi su cui si discute e che ci chiarirà il professor Franceschelli tra pochissimo, dopo una brevissima e ultima pausa. Siamo tornati in studio, abbiamo lasciato in sospesa il tema dei temi, quello che insomma riempie le pagine dei giornali anche oggi, l'uso legittimo delle armi, l'uso della forza e soprattutto il fatto, lo chiedo di configurare giuridicamente al professor Ferdinando Franceschelli, che si possano utilizzare delle armi di difesa, ma a questo punto essendo armi anche di offesa, puntate sulle linee di rifornimento logistiche e militari all'interno di territori di stati da parte di altri stati, pur non essendoci uno stato di dichiarazione di guerra. Ecco, quanto sia legittimo dal punto di vista del diritto internazionale, quanto siano fondate o meno le perplessità che affiorano anche in Italia, professore. Ma l'uso della legittima difesa, secondo il diritto internazionale, può essere svolta in maniera individuale e in maniera collettiva. Quindi c'è una previsione di questo genere, è possibile esercitare... Ecco, primo punto allora, l'Ucraina non è un paese NATO. L'Ucraina perché interviene la NATO? L'Ucraina non è un paese NATO, la NATO non in passato... ha svolto degli interventi, le operazioni non articolo 5, anche al di fuori del territorio, degli stati che aderiscono alla NATO. Ora, il discorso un pochino è questo, cioè parlando specificamente delle armi, gli stati come l'Italia che stanno fornendo armamenti all'Ucraina stanno, secondo in base al diritto internazionale, supportando un paese aggredito, vittima di un attacco armato, lo stanno supportando, lo stanno mettendo in condizione di esercitare concretamente il proprio diritto alla legittima difesa. Il problema si pone probabilmente a dei profili da chiarire sul piano interno, laddove noi abbiamo comunque un articolo 11 della Costituzione che dice espressamente che l'Italia ripudia la guerra, pur poi proseguendo nel paragrafo successivo e accettando, diciamo, la possibilità che l'Italia consenta a parità con altri stati le limitazioni della sovranità in funzione di un'organizzazione che assicuri la pace a livello mondiale, quindi un riferimento alle Nazioni Unite. Però quindi il problema è più che altro si pone sul piano interno. E sul piano internazionale diciamo che si tratta di attività che sono in qualche modo legittime, quindi diciamo l'Italia non sta violando una norma di diritto internazionale. Restano tutte le considerazioni che sono state svolte. Ma poi anche perché c'è l'articolo 51 della Carta dell'ONU che dice che la sostanziale legittima difesa preventiva che autorizzerebbe anche l'utilizzo di armi in territorio di stati con i quali non si è in conflitto, che però sono belligeranti e hanno linee di approvvigionamento e che quindi consentono di perpetrare gli attacchi anche se partono dal territorio dello Stato che attacca. Ecco, appunto, i famosi attacchi ucraini in territorio russo, per dirne una, o anche la possibilità appunto di colpire i russi direttamente se quelle linee sono destinate all'invasione dell'Ucraina. Ma la questione della legittima difesa preventiva, che è stata oggetto di una
dottrina che è stata affermata in particolare negli Stati Uniti dopo l'attacco alle Torri Gemelle, vede un certo, è piuttosto in discussione sul piano internazionale. Certo è che il suo collega Giuseppe Conte non la pensa come la pensa lei, mi pare di capire. Appunto, cioè la questione è molto discussa. Certo è, il dato di fatto è che l'Ucraina sta cercando con gli strumenti che ha a propria disposizione di far fronte a questo attacco, e quindi bisognerebbe capire, ma ripeto, questo è soltanto chiaramente oggetto di discussione, non c'è una risposta ferma al riguardo, fino a che punto si possa spingere, così come fino a che punto si possa spingere la fornitura di armi, cioè se la fornitura di armi sia funzionale, come diceva lei, direttore, a una diciamo esercitare nel stretto possibile, immaginabile, la legittima difesa, quindi l'Ucraina sia in condizione di difendersi meramente dall'attacco che sta subendo, oppure se possa spingersi al di là. Chiaramente se vengono fornite armi di distruzione, di missili a lunga gittata o armi di questo genere, sorgono dei dubbi anche se quelle armi siano proporzionate all'immediatezza, alla necessità immediata di difendersi dall'attacco che è stato sferrato dalla Russia. Daniele Giangiulli, torniamo all'economia. Abbiamo sentito da Leopoldo Gasbarro insomma il punto della situazione per quanto riguarda il tema energetico, ma appunto, come già accennava lei prima, non c'è soltanto il tema energia, c'è quello delle materie prime di cui parlava anche Leopoldo, e soprattutto direi in questo momento per le imprese e per i cittadini italiani, per le famiglie, c'è il tema dell'inflazione. Ecco. Quanto sta incidendo già insomma, anche sulla vita delle famiglie, delle piccole e medie imprese? Lei che è un po' il polso della situazione. Sì, abbiamo un rischio alto che tutto questo mix, diciamo così, perverso tra inflazione, costo delle materie prime, costi energetici portino a un impoverimento delle famiglie che con uno stipendio medio non riescono a far fronte agli impegni mensili. E tutto questo si inserisce anche, citavo prima, le misure del sisma bonus e super bonus, perché anche qui si è innescata. Si è bloccato tutto. Si è bloccato, ma si è innescata non so fino a che punto lineare, anche qui diciamo speculativo, un rialzo dei prezzi che ha messo. Ma intanto ci sono le due principali banche italiane che hanno dichiarato esaurita la propria capienza, quindi insomma non è una notizia da poco. Dal nostro osservatorio abbiamo forti difficoltà anche su tutte le altre banche che fanno difficoltà a sbloccare i crediti, quindi a dare crediti, liquidare i crediti alle aziende ma anche ai privati, quindi abbiamo un problema molto serio, che è quello legato alla misura del super bonus, il sisma bonus, tutte le misure che a mio avviso andrebbero un attimino ripensate per evitare così da un lato le speculazioni, che abbiamo visto quello che è accaduto in questi mesi, in Italia qualcuno si esercita sempre a fare attività di speculazione che andrebbero un attimino frenate, e andrebbero ricondotte queste misure realmente per quelle famiglie e quelle persone che devono ristrutturare, devono fare delle opere di miglioramento delle proprie abitazioni, quindi secondo me si potrebbe abbassare l'aliquota del credito, del bonus, e magari utilizzare quelle risorse, ecco, per abbattere il costo dell'energia e favorire così imprese e cittadini e consentire loro di pagare delle bollette più basse. Questa è sicuramente una misura che si può mettere in campo nell'immediato, perché alla fine un sisma bonus 110%, se lo riduci al 75%, 70-80%, è una misura comunque meritevole, consente a un singolo cittadino di ristrutturare completamente casa con un equity, con una piccola percentuale di mezzi propri, e allo stesso tempo dall'altro lato abbattere i costi dell'energia e del gas, che mi sembra, prioritario in questa fase storica. Sembra inevitabile, Giangiulli, un ricorso all'extra gettito per l'extra deficit per sì. Sono subito da te. Volevo fare solo una battuta, sì, su questo discorso, sì, dell'extra bonus, perché trovo un po' poco corretto che tante persone che si comportano bene debbano pagare per pochi. Arrestateli.
una volta per tutte, la gente manette, deve pagare, manette perché non è assolutamente corretto che tante persone che avrebbero potuto risistemare casa con un sistema che avrebbe rilanciato un piano industriale nel nostro paese, debbano essere sotto scacco di tanti di pochi delinquenti. Questi pochi delinquenti devono cominciare a pagare, perché altrimenti da questo paese non si potrà fare nessun bonus, neanche quelli sull'energia, perché qui ci sarà sempre qualche delinquente che ne approfitta. Per quei pochi noi dobbiamo passare dei quarto d'ora che non funzionano. Allora, il bonus 110 serve soprattutto per un paese che, essendo estremamente legato a temi tellurici importanti, non ha i soldi per ripagare le case quando vengono giù. Allora, o pensiamo che si possano fare certe cose con gli aiuti governativi che c'erano, e dobbiamo fare in modo che chi sbaglia paga, certo, ma paga seriamente. Perché altrimenti poi Torniamo subito da te, poi anche su questo tema. Volevo chiudere con Giangiulli su un altro argomento, che è quello di queste ore. Appunto, si parla dell'extra deficit per finanziare, però cosa? Cioè c'è chi parla di ulteriormente intervenire sul fiscal drag, quindi insomma sulla riduzione del costo sulle buste paga sia per le imprese che per i lavoratori, invece su altri interventi che vadano direttamente a sostenere la crisi immediata. Ecco, a suo avviso qual è la via d'uscita per superare questo momento di difficoltà con lo scenario che ci stavi descrivendo insieme a Leopoldo? Sì, ma andrebbe ripensata, ecco, un po' tutta la politica fiscale, approfittare anche del PNRR, perché che da un lato va a finanziare giuste misure sulla transizione ecologica, sul digitale, ma in questo momento storico, ecco, una riduzione della pressione fiscale sulle imprese io penso che sia la soluzione migliore, ecco, per ridare ossigeno a tutto il sistema imprenditoriale. Poi ciascuna impresa può decidere, ecco, se investire con una pressione fiscale più contenuta, riportarla, ecco, nella media europea. Non dimentichiamoci che siamo sempre il paese più tassato d'Europa, quindi riportare un'aliquota e una tassazione a livelli medi consentirebbe comunque, andrebbe a stimolare gli imprenditori che vogliono fare investimenti, vogliono mettersi in gioco a percorrere alcune strade anche legate al digitale e alla transizione ecologica, a prescindere, ecco, dagli aiuti mirati in senso stretto su quelle misure. Quindi il PNRR si potrebbe staccare un pezzo, oppure andrebbe ripensato per andare a sostenere, ecco, le esigenze immediate della nostra economia. Leopoldo, siamo quasi in chiusura, ma dove va a finire l'inflazione? Quando si ferma questo galoppo? E dove si ferma? Ma guarda, dipende molto dalla guerra, naturalmente, perché più dura e più rischia di alimentarla sotto certi punti di vista, anche perché poi vediamo, oggi dovrebbero uscire proprio i nuovi dati, anche se ieri la Spagna ha dato un'indicazione in controtendenza, ci si aspettava un rialzo rispetto già a quasi il 9% che avevano loro, invece c'è stato un piccolo ritocco verso il basso, quindi ci possono essere anche delle sorprese in questo senso, dettato proprio dal fatto che hanno diminuito in Spagna i costi dell'energia con degli interventi statali. Sono d'accordissimo con chi mi ha preceduto per quanto riguarda il discorso fiscale. Il PNRR può essere un elemento di distinzione, ma il fisco può intervenire in maniera intelligente anche su un'altra risorsa straordinaria per questo paese. Ci sono 5.000 miliardi di risparmi che in questo momento per buona parte sono praticamente infruttiferi, perché quasi il 40% di questi risparmi sono tenuti in conto corrente e quindi non solo sono infruttiferi, con l'inflazione stanno perdendo valore, stanno perdendo il 6,7% all'anno. È come se a ciascuno di noi alla fine del 2022 arrivasse un estratto conto dove, se uno ha 30.000 euro sul conto corrente, gli hanno tolto il 7%. Questo è quello che sta succedendo e che gli italiani dovrebbero capire, ma dovrebbero capire anche alla tesoreria, alla ragioneria di Stato, perché qualche anno fa era stato introdotto il tema dei piani individuali di risparmio che stavano portando, hanno portato in pochi mesi oltre 20 miliardi all'economia reale. Poi è arrivato un governo che ha smontato quello che aveva fatto il governo precedente. Qui in Italia è la politica che deve darsi una regolata molto chiara su certe iniziative. Però fiscalmente questi soldi potrebbero essere in qualche modo spinti verso investimenti di aziende del paese. Ti do un ordine di grandezza per far capire anche quanto stiamo penalizzando la crescita di queste masse di risparmio, Carmine. Se tu prendi 100.000 euro investite da un americano
nel 2010, oggi sarebbero 118.000 euro in più. Se tu prendi 100.000 euro di un italiano, sarebbero 32.000 euro in più. Capisci che c'è una differenza di crescita, di capacità di investimento, di stimolo all'economia, completamente diversa, e anche di soldi in tasca in più negli italiani. Oggi, invece di avere i 5.000 miliardi di attività finanziarie che abbiamo in questo paese, ne avremmo 8.000, 9.000 e sicuramente tante persone starebbero molto meglio. L'inflazione è un animale che va in qualche modo tenuto sotto controllo se è possibile. Ma le banche centrali, e qui c'è un altro elemento che il professore ci può aiutare a comprendere, le banche centrali non stanno intervenendo sui tassi di interesse. E noi non abbiamo mai vissuto in una differenza tra il tasso reale di sconto a livello nazionale e l'inflazione, perché quando l'inflazione era al 20%, noi avevamo i tassi di interesse ufficiali che erano al 17, al 18, anche al 21 in alcuni momenti. Oggi siamo col 6,7% di inflazione e con zero di tasso di interesse. Quindi noi stiamo producendo un costo verso i consumatori molto molto più alto di qualsiasi altro periodo Chiaro. storico. Questo che cosa sta facendo però? Ha un vantaggio. Sta togliendo debito pubblico. Nell'ultimo trimestre dell'anno scorso è diminuito il debito pubblico di 56 miliardi. Altro debito pubblico verrà eroso con l'inflazione di questo Lo stiamo primo pagando trimestre. noi, lo stiamo pagando noi. Noi Lo stiamo pagando noi, è quella consumatori. tassazione, è quella tassa di cui ti parlavo prima, no? Lo stiamo pagando noi in un modo o nell'altro. Le banche centrali sanno che ci sono tantissimi stati, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, perché tanta, tanta polemica sui tassi di interesse se ne sta facendo in questo momento, però più tempo questi riescono a tenere aperta questa forbice, la gente non si rende conto di quello che sta succedendo, perché non è come se ci avessero messo una patrimoniale del 7%, Carmine, Senti, sui so che ci depositi. volevi Questo è. lasciare con una foto che ci facesse passare dal profano al sacro, Leopoldo. La facciamo vedere dalla Ma regia, guarda, appunto, io in riferimento a faccio una quanto avevo considerazione, chiesto prima a Zuccolini. io Sì. sto andando a raccontare, lo dicevo a te l'altro giorno, facciamolo anche assieme quando possiamo, le cose belle, non solo le brutture che derivano molto spesso anche da scelte politiche non in linea con quello che servirebbe in questo paese, anche all'educazione, per esempio al risparmio. Però noi viviamo in un mondo dove ci sono tante persone che si stanno rimboccando le maniche e stanno facendo molto più di quello che sono in grado di fare da soli, dovrebbero essere aiutati. L'altro giorno ho sentito in un'intervista il presidente di tutto il consorzio delle ceramiche emiliane da un lato si lamentava del fatto che non arrivasse più l'argilla per poter fare gli impasti delle ceramiche. Argilla che, ripetiamo, arriva anche questa dall'Ucraina. Però stanno lavorando, raccontava lui, su materiali sintetici per poter fare le stesse cose con costi diversi e in qualche modo andando incontro a quello che è la mancanza della materia prima di cui parlavamo prima. Ma noi abbiamo un'altra eccellenza, Carmine. Racconto sempre di una persona, di una ragazza, prima di tutto, di una mamma, di una splendida mente che vive in Abruzzo all'interno del centro di ricerca del Gran Sì. Sasso. Perché questa signora, che si chiama Marika Branchesi, di cui dovrebbero parlare in tutti i telegiornali, ogni giorno, anche noi dovremmo farlo più spesso, io la porto come esempio. 100 anni dopo la teoria della relatività di Einstein, ricordatevi che di Einstein non si è mai parlata di una scoperta scientifica, si è parlato sempre di teoria della relatività, perché lui non l'ha mai dimostrata tecnicamente, perché per dimostrare la teoria della relatività bisognava registrare le onde gravitazionali che vagano nell'universo, su cui Einstein ha fondato la sua teoria della relatività. Ebbene, nel centro del Gran Sasso, qualche anno fa, Marika Branchesi e tutto il suo staff di ricercatori hanno registrato la Lo hanno prima fatto, lo hanno onda fatto. gravitazionale, Carmine. Sì. E da quella prima onda gravitazionale ne stanno registrando tantissime, che uno dice: ma che ci frega delle onde gravitazionali? Quindi questa ragazza, 100 anni dopo Einstein, ha reso una teoria,
un assunto reale. Ma in realtà le onde gravitazionali stanno permettendo a tantissimi scienziati in tutto il mondo di lavorare su dati che prima non avevano, perché oggi ne stanno avendo tanti. Tanto per dirtene una, le onde gravitazionali permettono di capire come si muove la tettonica di un pianeta. E questo significa che stanno lavorando a dei sistemi che potrebbero portare ad anticipare un terremoto. Le onde gravitazionali spiegano in qualche modo, mi raccontava Marika Branchesi, che come si compongono e come si realizzano, come si formano tantissimi minerali all'interno dei nostri pianeti. Lei parlava addirittura di pietra filosofale, no? Nell'ambito della ricerca in questo settore. Ebbene, noi avremo anche da queste ricerche, anche e soprattutto da questi personaggi, avremo un mondo che tenderà ad avere tanta energia a disposizione, tanta materia prima a disposizione, quindi noi stiamo andando Allora, verso in mondi questa spirale migliori. di ottimismo nella quale vogliamo tanto seguirti, Leopoldo, però facciamo vedere questa foto così poi ci salutiamo anche con Sì, Roberto, Zuccolini, che questo ti è è un venuta in mente twister. ascoltando le sue parole. Sì, mi è venuto in mente perché l'abbiamo commentato ieri noi in televisione, a Mediaset, è un tweet del portavoce del Cremlino. Ecco, in questo caso il portavoce del Cremlino ha espresso, guardate le ultime righe in inglese, le ultime tre parole in inglese, una lezione da imparare, dice, no? E fa riferimento ad un incontro che c'era stato tra Paolo VI e l'allora ministro degli esteri Gronico della Russia, e sostanzialmente il testo in inglese riportato sotto dice: è stato difficile trovare un sistema tanto diverso per poter legare questi due rappresentanti di mondi così differenti come il papato e come la Russia di allora, stiamo parlando degli anni 60, quindi capite che altro che cortina di ferro. Eppure i loro rappresentanti, dice il testo di questo tweet, sono riusciti a tenere un dialogo costruttivo e poi chiude dicendo Una una lezione lezione da da imparare. imparare. Ed è quello che diceva No, Zuccolini. quello proprio il Paolo VI, Papa del dialogo, il Papa che andò all'Assemblea Generale dell'ONU e fece un discorso memorabile, un discorso storico, e che diciamo, poi venne sottolineato da molti osservatori come importantissimo quando disse, tra l'altro, che la Chiesa offriva la sua esperienza di umanità, cioè la Chiesa come esperta di umanità. E speriamo che la Chiesa, in questo contesto, diciamo, difficilissimo, bellico, possa servire alla pace, ancora una volta, all'insegna del Ecco, dialogo. nell'era dei social può darsi che questo messaggio che arriva Questo direttamente dalla tweet Russia sia ha un anche un significato segnale, politico sì, molto, certo, molto di una strada che loro si aspettano possa essere seguita, no? Magari più grande. Certo. volte Papa Francesco forse è stato l'unico ad esprimersi costantemente nei confronti della pace in questa direzione. Non ho sentito nessun capo di Stato, neanche i nostri, parlare di pace, ma solo di armi. Poi andiamo a leggere i cavilli dal punto di vista del diritto. Il diritto è che ognuno dovrebbe vivere in pace con se stesso e con gli altri. Certo. Io credo che. Io ti ringrazio Leopoldo, sto per salutare anche gli altri ospiti, voglio solo chiudere con Zuccolini per parlare invece di quello che sta facendo e continuerà a fare la comunità di Sant'Egidio proprio in questi giorni, in questi Io momenti. Carmine mi stacco perché ho Grazie, 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 una a presto, trasmissione. a presto. Arrivederci a tutti, buona serata. Beh, noi continueremo a lavorare per la pace a partire appunto dalla solidarietà e dall'accoglienza come messaggio forte, come dicevamo prima anche. E nei confronti di chi invece continua a pensare che la guerra è inevitabile, inevitabile l'escalation, ma soprattutto noi porteremo avanti il modello dei corridoi umanitari che abbiamo creato per altri profughi che non erano gli ucraini, perché questo modello di corridoi umanitari è un modello di integrazione, non solo di accoglienza. C'è bisogno di integrazione in un'Europa che tante volte, tanto spesso non è riuscita ad integrare, creando problemi sociali anche con le persone che arrivavano appunto nei diversi stati. L'immigrazione è un fenomeno epocale, ma va gestito bene e va gestito con l'integrazione. E speriamo che noi nel momento in cui registriamo non lo sappiamo, che a proposito di corridoi umanitari, almeno l'evacuazione dei civili da Azovstal sia un dato di fatto delle prossime ore. Almeno con questo auspicio
Ci salutiamo in una trasmissione per la quale io ringrazio ovviamente soprattutto Zuccolini, che è l'ospite che viene da più lontano ma è a noi così grazie vicino a voi. Perché sappiamo che peraltro la comunità di Sant'Egidio è molto operativa, molto attiva anche in Abruzzo. Sì, ringrazio. Sì. Sì, se si vuole si può visitare, diciamo, la nostra pagina Facebook e avere tutte della comunità qui a Pescara. Certo. Ferdinando Franceschelli, Daniele Giangiuli, appunto Leopoldo Gasbarro, che è stato con noi in collegamento dalla redazione di Wall Street Italia. Grazie ancora a tutti voi e buonanotte.